prime pedalate di giornata questa mattina, quando mi sono svegliato temporale, quindi sono partito, sto partendo con un po' di ritardo, ma va bene così, almeno l'ho evitato. Però il cielo ci siamo, Estonia. Super! E anche la terza Repubblica Baltica è mia! Ale! In teoria ieri sera avrei dovuto accamparmi in un posto così, ma visto il diluvio che mi sono preso e quello che prevedeva per questa mattina, mi sono di nuovo rifugiato al coperto. Mannaggia, scombussola un po' i miei piani, ma va bene così, dai. E questa è una fermata del bus. Quello che si sente tanto in queste strade è l'odore di pino. Attenzione, miracolo, sole in Estonia, attenzione! E fa pure caldo! Facesse sempre così sarebbe una pacchia incredibile. Ripartito dopo pranzo da Pärnu, bellissima cittadina. Vado molto con calma perché la signora che mi ospiterà con warm shower mi ha detto che arriva solo verso le 7 a casa, quindi ho una trentina di chilometri da fare, quindi relax. In compenso la bici ha iniziato a fare dei rumori strani. Spero che mi porti fino a Tallinn domani, poi meccanico. Ta-da! E anche oggi pioggia! E come se non bastasse, lavori in corso per 8 km. Impossibile pedalare su queste pietre. Sto spingendo a piedi, mannaggia la pupazza anche oggi. Per fortuna dopo un paio di chilometri la situazione è migliorata e qua si riesce a pedalare. Ale! Grandinanche! E niente! Ho trovato un simil riparo a casa di Tammiku e Maikse, cioè a casa, all'ingresso del vialetto, sotto un albero. Speriamo finisca presto. Niente, non c'è speranza, non finisce mai!
dopo mezz'ora di temporale, ma temporale forte, pam, il sole. Picavere te, la mia strada. Manca circa un chilometro alla meta giornaliera. Il brutto di prendere acqua non è tanto l'acqua dal cielo, quella passa, è il freddo che ti viene appena ti fermi. Adesso appunto sto arrivando a casa di Nele, la mia host di Warm Shower. Mi ha scritto che lei è via a una riunione fino alle 7:30, ma la casa è aperta, quindi speriamo bene. Ale,